Buonasera, Pronto? buonasera. Ciao, ciao Lino. Mitico Channel, Ciao, la partita di Mitici. Abbiamo buonasera a te Biagio e a tutte le persone che sono in collegate. collegamento con te. Allora, abbiamo il piacere di parlare con Lino Zingarelli dell'area comunicazione del Foggia Calcio. Grazie innanzitutto della disponibilità. Senti, ci sono due argomenti che sono stati, che ci preoccupano. Uno, quello prettamente tecnico, e anche un po', magari ci puoi dare qualche notizia, qualche conferma su Mazzeo, perché insomma, ci ha un po' preoccupata quell'uscita. E poi l'altra, invece, l'argomento del giorno, vorremmo il parere tuo e questa decisione che è stata presa centralmente, chiaramente anche per il derby, che insomma ci pesa un po' dopo 20 anni, no? Da dove Certo, vogliamo ci pesa. iniziare? Allora, facciamo una cosa. Io ho qui con me Domenico Catagno, che come sapete tutti è il nostro slow, Ah, l'ho bene. beccato a volo e così come a volo sto parlando con te, a volo gli comunico perché non lo sa ancora che siamo in collegamento con Mitico Channel, quindi ci stanno ascoltando un po' da tutto il mondo, lo possiamo dire, Biagio, così faccio pure Penso proprio di sì, già solo un po' quelli di collegati. giusta, un po' di giusta, un po' di giusta pubblicità. Allora, rispondo subito io, poi ti passo Domenico, che penso che l'argomento sia un po' più scottante, anche se non ho moltissime informazioni, nel senso che è troppo presto e posso dire soltanto che Mazzeo è uscito per una distorsione al ginocchio, ovviamente si deve valutare un po' il tipo di infortunio che ha subito e evidentemente è troppo presto per stabilire né diagnosi né tempi di recupero, di sicuro c'è una distorsione al ginocchio, adesso c'è ghiaccio, sicuramente il ginocchio è gonfio, quindi non si possono effettuare l'esame, non si può fare nessun tipo di previsione, quindi dobbiamo soltanto aspettare e sperare da questo punto di vista. Certo. Per quanto riguarda invece Celli ha un taglio praticamente sull'alluce, credo che gli sia stata anche esportata l'unghia, perché insomma non dovrebbe essere Un pestone una cosa grave, quindi probabilmente. diciamo sì, un pestone che lo abbia preso e quindi diciamo che dovrebbe essere disponibile per la prossima, per il derby. Questa è la situazione dei giocatori tra virgolette infortunati. A proposito dei derby, io lascio sicuramente volentieri il telefono a Domenico Catania perché è chiaramente direttamente interessato, un po' come tutti noi, ma è lui che è dentro a queste cose, quindi vi faccio parlare con Domenico. Grazie, grazie Lino. Sì, pronto, buonasera. Buonasera Domenico, ti saluto io, ma ti salutano tutti gli amici che sono collegati e che ci stanno guardando ora. Senti Domenico, sappiamo quanto hai fatto e quanto ha fatto la società per migliorare il rapporto, riuscendoci, fra i nostri tifosi, il pubblico e gli stadi. E adesso veniamo ringraziati così. Non, un tuo parere personale, poi ci dirai magari qualcosa in più, ma non meritavamo, secondo te, un po' di essere messi alla prova tutti quanti? Io ho visto che anche da Bari sono arrivati in tal senso degli appelli da parte dei tifosi. Tu che dici? Sì, dico che è un'ingiustizia, dico che la città di Foggia e la sua tifoseria è stata fortemente penalizzata da questa decisione e dico nello stesso tempo che fin quando non ci sarà l'ufficialità del prefetto, il sottoscritto non si arrende. Stiamo provando ancora a mettere in campo tutte le strategie possibili, tutte le iniziative possibili affinché ci possa essere, un ripensamento. Certo, la situazione è molto complicata, però come dicevamo i tifosi non meritano questo. Le decisioni del CASMS, dove la nostra società, i nostri tifosi sono stati penalizzati per questa trasferta, racchiudevano altre 4-5 partite dove ogni tifoseria che ha avuto il divieto di andare in trasferta in quella stessa settimana era perché i propri tifosi si sono resi protagonisti, diciamo così, di atteggiamenti non ottimali dal punto di vista dell'ordine pubblico. Eh sì, Noi siamo stati infatti penalizzati Domenico solo.
Domenico, scusa se ti interrompo, infatti in quel comunicato emesso centralmente si faceva riferimento a fatti specifici e venivano citati degli scontri. Cioè, Sì, nel per caso ogni singola nostro partita, si sì. parla invece generalmente di Esatto. problemi accaduti in precedenza, ma lo sanno che non ci incontriamo dal No, più che di 97? problemi, più che di problemi parlano di un forte atteggiamento ostile tra le due tifoserie, appunto, ma non ci sono atti che testimoniano questo e soprattutto Certo. c'è una generazione completamente nuova dall'ultimo incontro con la presenza degli ultras da una parte e dall'altra a Bari. Certo. Quindi in realtà non c'è una giustificazione vera. Oltre a tutto questo, io aggiungo che è una sconfitta per lo sport, è una sconfitta per la nostra regione, è una sconfitta per promuovere uno spettacolo all'interno di uno stadio tale che logisticamente è stato creato per accogliere quasi 60.000 persone, con percorsi ben distinti per chi va in un settore rispetto a chi va in un altro, in una città capoluogo di provincia che ha tutte le potenzialità per poter gestire l'afflusso di tifosi ospiti, cose che sono successe di recente con tifosi ostili, tra virgolette, ai tifosi baresi come i pescaresi, come gli avellinesi, e fino a pochi anni fa sono stati ospiti 10.000 romani a Certo. Bari. Quindi non capisco perché noi foggiani dobbiamo essere penalizzati. Ci sono margini di recupero. Quindi io penso. Adesso, secondo te, chiaramente tu hai un'esperienza notevole, non nasci oggi, queste cose le hai vissute sotto fronti diversi. Ci sono margini di recupero? Perché poi alla fine a voler leggere lì c'è scritto che è una raccomandazione, ma tu hai mai visto una raccomandazione centrale arrivare e non, ed essere, non dico disattesa, ma ammorbidita da un prefetto? Molto 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 difficile, ma io questo, anche se avessi una possibilità su 100, io me la voglio giocare. Il mio ruolo è quello di essere lo slow, il mio ruolo è quello di dare tutte le garanzie possibili e immaginabili affinché il mio rapporto di dialogo costruito in quasi 2 anni con la tifoseria organizzata, il rispetto e la maturità della stessa nei confronti di questa città e della propria società, è tale che io ho ancora la speranza e la fiducia di essere ascoltato, perché io l'unica cosa che sono arrabbiato per questa decisione è di non aver avuto la possibilità di essere ascoltato fino in fondo. Ho coinvolto in questa iniziativa lo SLO del Bari, abbiamo chiesto un incontro col questore, perché poi lui può farsi portavoce con il prefetto e stabilire la decisione finale. Speriamo che in queste ore, quindi tra martedì e mercoledì, ci possa essere questo incontro, che sarà l'incontro definitivo per stabilire che ognuno per le proprie parti, gli ultras nei propri compiti e nei propri ruoli, lo SLO, le società, chi è deputato all'ordine pubblico, ognuno facendo il proprio ruolo, secondo me possiamo mettere in atto tutte le strategie possibili e immaginabili anche finché possa essere una giornata dove dal punto di vista campanilistico due città si affrontano, dal punto di vista sportivo ci sarà sicuramente uno spettacolo in campo e sugli spalti. Senti, ma hai avuto contatto ovviamente anche con l'altra società, col Bari, perché poi anche da parte loro noi leggiamo sui social, c'è la voglia di essere presenti, cioè non si gioca da soli, sennò che gusto c'è? Sì, assolutamente sì, assolutamente Ci sì. confermi che anche Io, loro ovviamente, il mio riferimento hanno... principale è lo SLU del Bari. Io sono già stato in questura 2 volte a Bari, quindi stiamo lavorando in questo senso. Ci stiamo prendendo tutta una serie di iniziative e di responsabilità per far capire che siamo disposti a fare, ripeto, ognuno per i propri compiti, tutto quello che serve per poter giocare questa partita. Benissimo, c'è qualche domanda per lo Slow, per Domenico Catania, dagli amici collegati? Qualcuno? Nessuno? È stato Io esauriente? volevo fare una domanda. Sì, Domenico, ti sta parlando Roberto dalla Toscana, da Figline Valdarno. Io adesso non me ne intendo di carte ministeriali, nel senso, io ho letto il documento e in pratica l'unica partita che era di serie B era solo Foggia, Bari-Foggia. È stato associato il documento a partite di serie di Lega Pro, come lei ha detto precedentemente, dove ci sono stati sinceramente degli episodi. C'era Lecce, Del Francavilla, Lecce Fonti, sì, episodi, poi c'era le due squadre campane. Insomma,
giustamente, come diceva lei, o come diceva prima Biagio, non hanno letto la storia degli ultimi anni di queste due squadre che non si incontrano da diverso tempo, da 19 anni. Ma poi tra Foggiani e Baresi, io seguo il Foggia da quando avevo 6 anni, ne ho 53, non mi ricordo ci sia mai stato grosse ostilità, scontri tra tifoserie eclatanti. Io a Bari sono stato tante volte a vedere la partita, non mi sembra di, però facendo il paragone, ad esempio in Serie A hanno permesso a dei tifosi di andare ad assistere una partita senza le teste, addirittura quando l'anno precedente, 2 anni prima, c'è stato il morto. Cioè, quindi, con qual è il criterio che questa gente giudica il rischio di una partita? E la domanda che mi faccio anch'io, la domanda che mi faccio anch'io è l'interpretazione che do, l'applicazione, il modo rigido di applicare le regole, è, tra virgolette, legato anche alla persona, all'individualità della persona che poi è predisposta a essere responsabile dell'ordine pubblico. Noi abbiamo sicuramente tifoserie, tra virgolette, più ostili. Noi la prima giornata abbiamo giocato a Pescara. Io anche in quell'occasione sono stato presente a Pescara 2 volte in questura e ho trovato una disponibilità tale che potevano creare i presupposti per poter ospitare i tifosi foggiani. Addirittura lì siamo passati da 700 biglietti disponibili a 1.400. Quindi credo che ci siano stati dei segnali, delle interpretazioni da parte di chi è deputato a gestire l'ordine pubblico a Bari, che ha creato un allarme tale che probabilmente l'iniziativa è stata, come posso dire, non dico affrettata, è stata presa soprattutto sui segnali d'allarme, senza, tra virgolette, stabilire, mettere in atto delle strategie di dialogo con le varie componenti, gli ultras, l'ordine pubblico, le due questure, le due società, gli SLO, i sindaci. Io volevo fare un qualcosa di molto più, come posso dire, importante dal punto di vista della comunicazione per far arrivare poi a questa gara tutti insieme un clima più disteso. Noi non dobbiamo nascondere che c'è un'ostilità o c'è, tra virgolette, un campanilismo forte tra le due tifoserie, e queste tifoserie non saranno mai amiche. Ma credo che è giusto che dal punto di vista dell'ordine pubblico, quando c'è una partita, tra virgolette, a rischio, se tutti lavoriamo affinché questo rischio si possa ridurre al minimo, perché il rischio non potrà mai scomparire, come nell'occasione della partita che tu hai citato, Roma-Napoli, si crea il presupposto perché questa partita possa svolgersi e c'è sempre una percentuale di rischio che qualcosa non possa funzionare. Ma se tutti insieme lavoriamo perché questo rischio possa essere il più possibile calcolato e soprattutto il più possibile che non debba avere conseguenze. Ultima Io credo domanda. che le indicazioni dell'osservatorio e le indicazioni della Stradiotto, cioè quella di eliminare la tessera, di creare le partite libere, di far affluire più gente allo stadio, vanno in questa direzione. E secondo me tutti insieme, ognuno per i propri compiti, dobbiamo lavorare in questo senso. Domenico, l'ultima domanda, non vogliamo abusare della tua pazienza. C'è qualcuno che su Facebook ci chiede se i foggiani comprano, ove mai venisse confermata la situazione, se i foggiani comprano biglietti fuori provincia. Tieni presente che lo sai bene, no? Che noi abbiamo avuto una grossa presenza di foggiani finora, di tifosi nostri, che poi non, come tutti gli amici che sono in questo momento, tutti gli amici, ma non è un caso, è così, che sono collegati via Skype, in diretta, ora sono tutti fuori provincia. Se loro dovessero comprare il biglietto, potrebbero andare a vedere la partita a Bari? Assolutamente sì, al momento Al l'indicazione del momento. CASM è quella di limitare l'accesso, la presenza di tifosi del Foggia residenti in Foggia città e Foggia provincia, dare la possibilità ai tifosi del Foggia residenti fuori dalla città di Foggia e fuori dalla provincia di Foggia di essere presenti. In buona sostanza si penalizzano non tanto i foggiani della città e i foggiani della provincia, queste sono iniziative, diciamo così, perché si sa che i gruppi organizzati sono legati soprattutto alla città di appartenenza, quindi il gruppo organizzato, l'ultras di per sé, quello che non deve partire attraverso questa strategia di vendita, non può essere presente, non può sostenere la squadra. Il tifoso da Brescia, perché risiede a Brescia e tifa Foggia, può essere presente a Bari.
Va bene Domenico, senti Domenico, ci ha fatto piacere, noi speriamo innanzitutto ti Anche sosteniamo, speriamo che tu riesca ad ottenere qualche cosa perché ci teniamo, perché è un derby, l'abbiamo aspettato io per lo tanto so tempo, benissimo, la cosa che vi insomma. posso garantire è che non, il mio impegno sarà totale come sempre. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il lavoro svolto alla mia società che mi ha dato fiducia in questo e soprattutto ai gruppi organizzati di questa città che riconoscono in me una persona che possa in qualche modo essere per loro un punto di riferimento e condividere insieme questa esperienza del tifo. Va bene, grazie a Domenico Cataneo, grazie a Lino Zingarelli dell'area Sì, comunicazione, ti responsabile saluta dell'area e sì, vicino a comunicazione. me, ma è impegnato. Ti saluta, saluto Benissimo, lo tutti i suoi ringraziamo ospiti. per la Ok. disponibilità dimostrata. Grazie assai. Alla prossima, ciao Domenico, speriamo di sentirti da Bari. Beh, però a Bari ci sarai sicuramente Speriamo. tu, però speriamo di sentire anche qualche coro di qualche tifoso foggiano. Grazie, buona serata. Di nuovo, buona serata. Ciao.